In Italia sono nate in alcuni momenti anche polemiche perché alcuni calciatori non avevano cantato abbastanza composti l'inno d'Italia quando veniva suonato prima di una partita. È chiaro Lei è d'accordo con le che parole del presidente del sì, COCER? sono d'accordo con le parole del presidente del COCER, visto che anche Gianfranco Paglia, peraltro medaglia d'oro al valor militare, si è espresso in questo senso, o il generale Arpino, quindi direi dalla truppa a chi ha avuto ruoli di comando, agli eroi della difesa hanno parlato. Perché? Perché quando viene suonato l'inno per i militari in una cerimonia ufficiale, l'inno ricorda non soltanto l'identità attuale della patria, ma anche tutti i sacrifici, i caduti, i morti che ci sono stati da parte delle forze armate per questo paese. E allora il tema è un ministro dell'interno. Ci possono essere, diciamo, delle giuste evoluzioni. Ora, fra l'andare in spiaggia vestito di tutto punto di Aldo Moro, che comunque rappresentava il pudore del potere, che non voleva mostrarsi, diciamo, fuori da quello che era il vestito ufficiale, un pudore che io penso vada apprezzato e ricordato con grande attenzione, al fatto di essere da ministro dell'interno, quello che in qualche modo chiama ed esalta una sorta di inno d'Italia usato in quel caso dopo l'inno d'Italia veniva il po', dato Sì, questo veniva il punto di vista, coro dei mondiali di Germania non mi 2006. pareva che fosse proprio il contesto più adatto Santanchè, per cantare l'inno d'Italia. allora.